Running before time took our dreams away. L'idea nasce dal fatto che probabilmente la mia vita a un certo punto è, diciamo, a buona parte della mia vita è successo un qualche cosa che forse è dovuta ad eventi, a fatti che sicuramente hanno determinato questa mia scelta, ma soprattutto la voglia di tirare fuori, di esprimere quella mia parte più creativa che era sempre stata più che sopita, soppressa. Per concomitanze sono arrivata a questa scelta e quindi ho totalmente lasciato alle spalle il lavoro precedente e mi sono dedicata solamente all'arte. E in questi anni ho fatto diverse cose, ovviamente, come si può ben immaginare, mostre sia nazionali che internazionali. Questo premio nasce in maniera differente perché è il Corriere dell'Arte che mi ha cercato, mi ha proposto come candidatura per tra molti e loro stessi poi mi hanno selezionata per questa mostra che si chiama Light of Future, che è una mostra che è online in questo momento dal 12 di gennaio fino all'11 di febbraio, mi sembra, e sul Corriere dell'Arte. E siamo una trentina di artisti, appunto, a livello internazionale. E questa è una bella soddisfazione, con tre opere addirittura, e questa è una cosa. Poi sarò sull'annuario con lavori, anche lì selezionata. Insomma, stanno nascendo diverse cose. Le prospettive sono buone. Allora, innanzitutto, a un primo impatto possono sembrare opere dettate puramente al classicismo, perché io mi rifaccio sempre alla mia grande passione che è la scultura antica, in particolare la scultura greca. Ma non è così, perché in realtà è un rifacimento, un'interpretazione di una pittura che più che altro è arte contemporanea, la potrei definire totalmente contemporanea, e surrealismo, perché dietro a queste figure che io scelgo come soggetti c'è il mito, ma c'è anche il rapporto del mito con la storia moderna, con l'attualità. Spesso da sfondo a questi quadri ci sono delle tematiche forti, ci sono tematiche ambientali, ci sono tematiche sulla sessualità, ci sono tematiche sulle donne, quando rappresento le Amazzoni, per esempio, ne ho una alle spalle, che rappresenta la solitudine. Insomma, diciamo che la partenza, il tema è la scultura classica, però poi viene rappresentata in maniera del tutto, credo e spero, innovativa. Anche soltanto un ritratto di Venere o un ritratto del volto d'avorio diventa quasi una foto, diventa una cosa che si rianima sotto forma di pittura. Io poi sono innamorata di quella scultura, diciamo che è la mia musa, il volto d'avorio, che è stato un ritrovamento importantissimo, una scultura greca del IV secolo a.C., Criso Elefantina, e che per me è molto significativa perché in chiave moderna rappresenta proprio quello che è la lesione dell'anima, con tutte queste fratture nel viso,
la lesione che costantemente abbiamo con l'andare del tempo, lui ha un passato molto lungo, quindi ce lo rappresenta molto bene, rappresenta tante cose, segreto, mistero, anche sulla sua storia. E dentro questi occhi cavi, come spesso dipingo in queste statue, questi occhi cavi, io penso che ognuno di noi si possa specchiare, non mancano gli occhi, sono solo occhi che vengono sostituiti dal nostro sguardo, dentro ci guardiamo,